messaggio che deve uscire da questi stati generali? Come deve essere la scuola del futuro? Allora, il messaggio che deve uscire è che prima di tutto la scuola non deve rimanere chiusa in se stessa, ma deve guardare come cambia la società. E soltanto verificando e vedendo come cambia la società deve rendersi conto che la scuola stessa deve modificare completamente il suo modo di approcciare la didattica con gli studenti. E la tecnologia deve essere uno strumento abilitante, ma non semplicemente uno strumento che serve per fare la didattica a distanza. Terminata la didattica a distanza, si torna in classe e ritorniamo alla lezione frontale e via il computer. Ma deve essere appunto uno strumento che ormai è parte integrante della vita dei giovani e della vita di tutti noi. E quindi la scuola deve incominciare a pensare a dei ragazzi che acquisiscano delle competenze che il mondo del lavoro, che il mondo delle aziende, che il mondo della società esterna richiede. E oggi appunto abbiamo dei panel, dei relatori che questo ci presenteranno, no? Ci presenteranno come è cambiata la finanza, come è cambiata l'economia, come è cambiata la comunicazione, che competenze il mondo del lavoro richiede ai nostri giovani. Quindi la scuola deve ascoltare, e questo deve venire fuori dagli stati generali, ascoltare quello che tutta la società, come la società si sta modificando, riflettere e trovare delle soluzioni, delle linee guida per andare avanti con una scuola nuova, al passo con i tempi, per il bene dei nostri ragazzi, che altrimenti non diventerebbero mai dei cittadini digitali consapevoli, veramente seri e in grado di poter affrontare non soltanto il mondo del lavoro, perché quando escono dall'aula i ragazzi sono immersi nella virtualità e nell'immaterialità, lavorano nella rete, apprendono nella rete, e quindi è un modo diverso, assolutamente diverso, di svolgere il proprio processo di apprendimento, e la scuola si deve rendere conto di questo cambiamento e trovare delle soluzioni in questo senso. Quindi non una scuola digitale, ma una scuola inserita in una società digitale. Assolutamente, come diceva oggi il nostro sindaco Giorgio Gori, no? Dovremmo cambiare teoricamente il nostro titolo, il nostro nome non è più gli stati generali della scuola digitale, ma gli stati generali della scuola in una società digitale. Quindi noi siamo immersi ormai, poi dopo il lockdown, questo l'abbiamo visto, no? Come si è trasformato completamente il mondo, completamente, e sono cambiati completamente anche i nostri ragazzi, ma anche i bambini stessi, i bambini di 3 anni si stanno completamente modificando anche nei livelli di comunicazione, nel modo di affrontare, di utilizzare, no? Il digitale. E noi non possiamo pensare che questo non sia un loro mondo, un mondo che... qualcosa che loro usano con una naturalità e una trasparenza, e non possiamo negarla, perché se la neghiamo e torniamo a fare la lezione normale li perdiamo, il che non è possibile, perché il nostro scopo è quello di dare ai nostri ragazzi un futuro in una società che è una società digitale. E la prima operazione concreta che la scuola dovrebbe mettere in pratica per arrivare a questo risultato qual è? Secondo me, che è un po' quello che io continuo a dire ormai da tantissimi anni, bisogna cambiare tutta la governance della scuola e soprattutto cambiare la didattica. Cioè, la didattica è intesa in una forma diversa di progettazione, di attenzione, di personalizzazione. Una scuola dei ragazzi, fatta dai ragazzi, dove il singolo ragazzo possa mettere, si renda conto delle proprie criticità e possa mettere in evidenza i propri talenti, e attraverso dei processi che la didattica deve accompagnare, dover colmare quelle criticità che lui stesso individua e che sa di dover colmare per arrivare poi a diventare autonomo, responsabile, creativo, lavorare in team e collaborare in maniera seria anche fuori dalla scuola quando si troverà nel mondo del lavoro. Abbiamo sentito parlare spesso di Bergamo come città simbolo della ripartenza. La scuola in questo processo quale ruolo può assumere? Secondo me ci vogliono delle indicazioni che vengano proprio anche dall'alto, dalle istituzioni e dal Ministero, perché la scuola oggi è talmente frastornata dal capire come dover affrontare questa nuova realtà, no? Siamo in un momento post-pandemico, prima il lockdown, la didattica a distanza, adesso si torna in presenza ma si torna ancora a didattica a distanza, didattica integrata. Voi capite che la società e la scuola sta vivendo un momento dove non sa bene che linee deve seguire. Quindi dal mio punto di vista non si deve parlare solo di tecnologia, non si deve dare solo tecnologia alle scuole, ma è il Ministero che dovrebbe dare delle indicazioni molto chiare di come affrontare un modo diverso di fare scuola, quindi di dare delle linee guida diverse. È chiaro che altrimenti la scuola diventa
ha molta difficoltà, no? A trovarle da sola queste linee guida, e possono diventare delle esperienze troppo localizzate a macchia di leopardo. Invece se arrivano dalle istituzioni, allora diventa un discorso di una scuola che può gradatamente guardare al futuro in una maniera veramente innovativa.